Cioè, sto tornando! Sono già tornata, sono Tequila! Non devi guardare a me, guarda la telecamera. Oh, guarda la telecamera. No, la telecamera è qui. No, la telecamera, la... Sì, la telecamera del cellulare, scusatemi. Adesso, con tutto il rispetto. Saluta. E che fai, non saluti? Cioè, mi vuoi dire davvero che non saluti? Ma cioè, voglio dire. Non lo so, guardate che fa. Comunque, anyways, by the way. Comunque, no, non devi scendere. Devi stare qua perché non può scendere, ragazzi, per un fatto che non mi interessa. Allora, guardate che schifo. Che schifo. Ha sbadigliato nel momento in cui. Allora. Quello di cui volevo parlarvi è che. No. Il problema è che. Cioè, lecca le braccia. Mi dà fastidio questo. Cioè, mi dà fastidio perché dopo un po' dà fastidio, effettivamente. Quanto c'è piccolina. Vabbè, dai, devo scendere. Un secondo che la metto così la telecamera. E scendi. Però non andare di là, eh. Ma che mi capisce. Aspettate un secondo. Chiuso la porta, anche se qua fa un. Caldo boia, come direbbe un fiorentino, un caldo boia. Che so, praticamente è un vlog che ha senso fino a un certo punto, perché poi comincia a distendere le classiche cose. È caricato il cellulare, ma giorno, ma giorno, ma giorno, ma giorno, ma giorno. È finita la call, è finita la call, è finita la school, è finita la school, è finita la school. Come dicono i tedeschi, la scuola è finita, la è finita, la bone è finita, la school è finita, la school è finita, le call è finito, tutto 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 tutto, questa gran tortura della mura, tutte queste cose, le estive saranno Despacito senza pagare verso stipendi, ragazzini, era normale non avere soldi, volare. Mi fa volare, ah, mi fa volare, na 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 na, mi fa volare, ah, mi fa volare, ah, mi fa volare, questa grande convinzione, ma basta, basta, basta. Allora, adesso vi spiego una cosa epica che mi è successa negli ultimi giorni, cioè che io ho visto un gatto per strada, nero, e ho detto, scusa, cioè, chi è che si compra il gatto nero? Cioè, il gatto nero porta sfiga, cioè, ragazzi, fino a un certo punto sono. Tipo cosa, ma se lo compri non porta sfiga, cioè 3 minuti e 04. Cosa ho detto in questi 3 minuti? Ho fatto altro che dei do der do der do der do der do der do der do der. Comunque, ok, niente. Questo proverò a stare zitto. Vediamo se riesco a vincere questa sfida. Devo stare 20 secondi zitto. Quindi potete o andare avanti di 20 secondi se non ve ne frega niente di sta parte dove sto zitto, oppure vedere se sono riuscito davvero a fregarmi oppure no. A voi la scelta. Via. Basta, non me ne frega niente che sono arrivato a 20 secondi. Comunque, The King. The King. Cioè, allora, vuoi mettere due cose, no? Che sono totalmente a disposizione delle bombe orologeria. Voi non sapete che cos'è un titolo clickbait? Il titolo clickbait è un titolo che si mette, no? Il clickbait è quando tu metti, per esempio, titolo: ho incontrato Donald Trump e gli ho stretto la mano. E poi nel video si vede che tu hai comprato un album di figurine di Donald Trump. Non è la stessa identica cosa. E quindi è il titolo un po' a frego, cioè a fregamento, che ti frega per aprire quel video. Mentre lo apri, anche se tu vedi per quel frame arriva la visualizzazione del conto allo YouTuber. È così quello guadagna. Perché ci sono due modi per guadagnare su YouTube. Ci sono le visualizzazioni e c'è la monetizzazione. Una sulle cose, la monetizzazione l'ho già spiegato nell'altro vlog, no sense. Nel numero 5,
se non sbaglio, anche se questo era featuring Tequila, perché era una collaborazione effettivamente con Tequila, giusto? Era un feat Tequila, un featuring, un featuring, collaborazione, collaboration, tipo la PlayStation, ecco una nuova collaboration, io che gioco alla PlayStation, io fit la PlayStation, io fit tutto, e sono un blogger, fashion, perché sarei un fashion blogger, ma i fashion blogger sono davvero cose assurde, e c'è anche, cioè, tipo Alfonso Signorini che va nell'hotel e dice, Cialdi al Polanche Under Grate, cioè il grate, le polanche al der grate. E niente, c'è anche la birra, c'è anche la birra tipo che aveva tipo formaggio dentro, la birra col formaggio si mangia. Ma che c'è, pazzesco qua. Al massimo ci puoi mettere del lievito di birra. Perdere questa miriade di robe, di cose, ma che stiamo parlando qua? Ma di che stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Sono più pazzo di Erfaina, ragazzi. Se voi andate a cercare Erfaina su YouTube, a meno che voi non l'abbiate già cercato, vi esce un tizio che fa tipo commentatore di tutte le robe, tipo cose televisive, no? Una di quelle cose che si vede in televisione. Per esempio, il nuovo show di Alvin, vin, che beve un sacco di vin, il pizzetto di J-Ax, cioè queste cose che sono proprio la base della cultura moderna. Adesso non voglio fare il Mogarn di X Factor di turno, però ci sono delle cose che possono aggradare. Basta. Ciao a tutti.